L'ADSU non è in stallo. I lavori della casa dello studente procedono secondo il cronoprogramma e la presa di posizione dell'azienda per il diritto agli studi universitari di Teramo, dopo le accuse di stallo e degrado nei lavori mosse dall'associazione dei consumatori Robinhood. In particolare, al centro della polemica è il mancato rispetto del cronoprogramma ribadito anche da Marsiglio nella sua ultima visita al cantiere. Ci stiamo dando da fare per portare a termine le opere entro i termini del cronoprogramma che abbiamo stilato con il MIUR, il Ministero, che parla di 950 giorni dalla firma della convenzione, salvo anche proroghe dovute al Covid, perché noi abbiamo iniziato in pieno Covid con tutte diciamo, le problematiche che ci sono state, dei fermi cantiere e di altre situazioni, cari prezzi, ditte che non potevano essere presenti perché sono ditte che vengono anche fuori regione e quindi abbiamo avuto anche questi problemi che nonostante appunto siamo andati avanti e portiamo avanti con tranquillità il cantiere con tante aziende che ci lavorano. Adesso sono ben quattro che stanno qui dentro e che stanno realizzando i diversi lotti funzionali. Quindi diciamo che nel 2025 possiamo completare tutti i lavori. All'incontro con la stampa organizzato in cantiere dall'ADSU era presente anche Pasquale Di Ferdinando, presidente dell'associazione Robinhood. Innanzitutto apprezziamo il fatto che il DSO abbia convocato in immediatezza una conferenza stampa e abbia chiarito, perché chiaramente dall'esterno quello che noi vediamo è quello che è stato anche riportato, è anche stato certificato dal geometra che è responsabile del procedimento per quanto riguarda la ristrutturazione dell'università. I tempi sono quelli giusti, sono stati dichiarati, quindi fino al 2025 questa struttura sarà ancora diciamo, in cantiere e quindi aspettiamo questi tempi. Siamo soddisfatti, abbiamo delle risposte chiare, precise, abbiamo anche delle date che sono credibili.